Vabbè, come sempre mi stavo appunto dirigendo da una parte, ma ho capito ormai questo gioco è così, ci sono eventi casuali, ma giustamente. E qua, a quanto pare, c'è un'altra missione di uno sconosciuto, vediamo un po'. Forse sarà qua in alto. Vediamo, ecco, punto di domanda. Fatemi salire. C'è del fumo, ma forse è lontano. No, sì, mi sa di sì. Aspetta, usciamo dall'area, così forse è lì. Lì forse c'è qualcuno. Vediamo chi è. Aspetta, leva. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. No, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. Ah, bet. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. Bon I've per spent lei. The last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. Buon no, per te. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Well, rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Beh, in effetti, compra la mappa, rapina, ma rifiuta. E se ti rapinassi a sto punto? Well, I'm interested in the map, but not so interested in the haggle. Why don't you just hand it over instead? Yes, you're funny. Ma però, aspetta, non vorrei fallire la missione. Listen. Give me the map. Vediamo. I'm done asking. Oh my, here, take it. Just let me be. Ah, ecco. Grazie, eh. Esamina documento. Hai scoperto una mappa del tesoro. Hai scoperto una mappa del tesoro. Accede la bisaccia per legge e segui gli indizi per scoprire la posizione del tesoro. Cacciatore di tesori. Ok. Solo della banda di Black Jay. Va bene, vediamo un attimo. Sì. Questa. Vediamo. Poi controllare le prossime sfide. Va bene, allora. Questa dovrebbe condurre alla seconda mappa, ha detto. Quella lì mi sembra la... cioè dove siamo noi adesso. Ho sbloccato un nuovo equipaggiamento rinforzato dal trapper. Vai da Pearson per rinforzare il trapper. Va bene. Poi vediamo. Riapri mappa. No, così fa. Così. Ah, no, niente. No, devo cercare quella specie di. Ma deve essere qui in zona, eh. Secondo me, quella specie di roccia. Ecco, però se non ci suicidiamo... Allora, diciamo, la montagnetta è questa, però devo scendere. Aspetta. Allora, forse dovrei esserci con questo tesoro, perché il luogo l'ho trovato.
Era sì più o meno in zona, anche se non troppo, ho dovuto spostarmi un po'. Però adesso, aspetta, mi sa che devo salire qui. Andare su, aspetta un attimo. C'ho la torcia qui, la lanterna, si vede poco. Ok, io intanto guadagno resistenza, furia di correre. Destra e sinistra. Allora, fammi andare su. Ok. Ok. Adesso dall'alto dovrebbe esserci tipo una stradina, perché la mappa indica appunto una cosa simile. Vediamo, anche se aspetta, forse qua non è giusto. Cioè la mappa dice che esatto, là c'è il percorso rosso in alto, puoi scendere un po' più o meno a metà fino a che non vedo i due spuntoni. Aspetta, a parte che qua c'è un accampamento, dice di Valeriana. Prendi, prendi. Andiamo. Usa questo oggetto per incrementare i punti esperienza del tuo Dead Eye. Ma in maniera, aspetta, usa permanente. No. No, non c'è scritto. Raccoglie ed esamina pianta. Beh, già che sono qua. Ginseng. Il ginseng può essere usato presso un fuoco da campo perché ha oggetti che ripristinano la salute. Vediamo, forse da qui. No. Allora, qua vedo. Esatto. Però dovrei essere un po' più in basso, non troppo. Aspetta. Mi sa che alla fine l'unica strada è questa, eh? Io non volevo saltare per non ammazzarmi, però... No, Ok, mamma mia. Mamma mia. Aspetta. Mi sa che però ci siamo, secondo me. Perché qua lo vedo. Qua lo vedo. Sarà qui? Anche se a me non sembra. Però oh, così sono in posizione. Ah, ecco. Ispeziona. La Madonna. Ok, cosa vediamo? Quella di pelle. Mappa del tesoro. Esamina il documento. Aspetta, siamo in un... No, mi sa che non siamo. A parte che qua io non... C'è un luogo più facile da raggiungere, no, Ok, allora. Seconda parte trovata. Oh. Allora, è un luogo dove ci sono dei comignoli che sputano fumo. Ok. E poi... Il luogo è quello lì. È una, forse una palude. Allora, prima di tutto scendo. Senza ammazzarmi, possibilmente. Mi sa che qua muoio male, eh. Mi sa che qua muoio malissimo. Come cavolo scendo? Ma forse dai, da qui ci facciamo un po' male, però... Ecco, infatti, ha un pelo. Ecco. Ecco, dai. Va bene. Ok, allora, credo che se sì, cercherò il luogo.
Poi, come ho fatto adesso, una volta trovato, ci vediamo direttamente lì, che magari anche giorno ci si vede un po' meglio. E niente, io ho cercato per un po', ma non ho trovato nulla. Qua, sono stato qua in zona, ma niente. Appena allora, devo ricordare, vedo una zona combo dei comignoli che sputano fumo. Cioè, sono dei geyser, boh, non so. Devo pensare appunto alla caccia al tesoro. Ma ora sono qua per Osea, vediamo un po' di che ha bisogno. Eccolo qua. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. He's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur! Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Non vuole morti, però, questo. Allora, vai su. Ok. Really? Really. Huh? Look where you're going. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear encounter. Ah, calmo di Dell. Yep. Okay, so andassi dritto dritto. Could've played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches, that's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Rapidamente in sincono col gruppo del tuo carro fa sì che la sua esistenza non si consumi. Oddio, aspetta. Allora, ormai siamo arrivati. Ho perso l'occasione di parlare. Ok. Siamo in zona, Let's see what we're dealing with. Come on. Vai con Osea e dai un'occhiata a Carmo di Dell. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Sarà quella lì la stalla. Ok, let's take a quick look at the place. Usa il binocolo per osservare la casa. Va bene. You see anyone? Nope. Ok,
I reckon we could do it now. Sneak in, I'll get the coach. You can try the house. Or wait until morning when I'll head over, distract them by putting on a little show. While you sneak into the house, find what you can, and then get the stagecoach. What do you think? No, notte. Let's do it now. All right. I reckon we're ready. Let's go. Però è bello sta cosa che possiamo scegliere l'approccio. Make sure it's all quiet. Tu fai la calma di Del, va bene. Vediamo. Come faccio a vedere se... guarda. Sembra che qua non c'è nessuno, sembra. Poi vediamo. Altre finestre. Ah, stanno dormendo. Sono in camera da letto. Beh, non è proprio notte, eh. Che ore sono? Aspetta, dov'è che uno dice? Comunque sono in camera da letto. Come faccio a intrufolarmi? No, qui non si può guardare. Ah, è aperto. Rubo oggetti nella casa per un valore di pari a $45. Ma scusa, sono stupido, lasciando la porta aperta. Ah, lì c'è, vediamo se quello vale. Bourbon del Kentucky. $3.75. Mazzetta di banconote, così. Lasciano $12. Collana di perle. Chiudiamo il baule. Vabbè, mela non credo valga tanto. Carota. Sopra. Anche qui c'è qualcun altro. No, no, no. Perché non miri al baule? Niente, al baule non mira. Me ne vado giù allora. Aspetta. No, più che altro ho visto delle bottiglie, però. Ah, c'è cos'è, cosa di segreto anche qua. Era un'usanza dell'epoca, allora. $150? A posto, me ne vado. Ok. Get on, dear boy. Ok. Riporta la diligenza Ranch Emerald. Bene, siamo entrati di soppiatto, abbiamo fatto tutto. E ora ce ne torniamo al ranch. Ok. Direi che tutto è filato liscio. Sta, non diciamo niente. No, non diciamo niente. Nicely done. Ah, ecco. We got everything we needed.
And I'm pretty sure they never even knew I was there. Best way. Less problems the better right now. Esatto. Just need to get this back to Seamus in one piece and it's a good night's work. Sì, ma so what were you able to lift from the house? Found some money stashed away. Must be a few hundred, not too bad. Not bad at all. This was easier than hunting a 1,000-pound grizzly anyway. No doubt. I won't forget that in a hurry. Hmm. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye. And as usual, he did not flinch. Exactly. How long you think we're gonna stick around here for? Not sure. Until we can't, I suppose. Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Okay. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. Sono un accettatore di gente. You coming? Sì, dai, va bene. Sure. Ah, così ce ne torniamo diretti all'accampamento. Senza doverci fare, diciamo, tutta la strada, ok. Sì, tanto qua non avevo nient'altro da fare, mi pare. Mi sembra, forse no, però vabbè, dai, al massimo ci ritorno. Ok. Bene, adesso seguiamo lui. Bagno totale, quota, la tua quota, va bene. Ora puoi vendere i carri rubati a Seamus, al ricettatore di carri, al Ranch Emerald. Sì, ho detto io che adesso possiamo... Oltre ad acquistare carri rubati, Seamus è anche un ricettatore. Recati da un ricettatore per vendere oggetti preziosi, acquistare beni illegali o per creare talismani e amuleti. Ah, se lo sapevo rimanevo là. Volevo vedere cosa aveva allora. Vabbè. Fammi vedere. Nella tua tenda è stata lasciata una lettera. Puoi controllare la posta della banda negli uffici postali dei centri abitati. Ah, ho visto un simbolo giallo. Vediamo cos'è. Forma di lettera. Qua. Vediamo. Ispeziona. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more, and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke, and I was going off to get married, that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town, and I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again. If you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Ah, chi era la nostra fidanzata? Ok, questo è quello che ha detto, va bene. Mettiamo via. E
quindi si è aggiunta una missione. Ok, mappa. Vediamo, infatti. Ah, qui. No, questo... John Marston ha bisogno di parlarti. Ah, ok. Ma infatti ci va Valentine. Ah, eccola qua. Mary Linton. Mary Linton che sta aiutando una sua lettera. Va bene. Sì, sì, provvederemo. Però io vado appunto in ordine. Mi sa che la prossima sarà Dutch. Vado appunto... Chiedi a Dutch se è già stato trovato un acquirente per le obbligazioni rubate. Un momento di calma. Oh, vediamo, vediamo. Perché, vabbè. Preferirei andare in ordine, però... Va bene.